Sono Nicola Strizzo, il guerriero. Ho sempre giocato a calcio da quando avevo 3 anni. L'amore, diciamo, me l'ha trasmesso mio nonno, che ha sempre giocato a calcio a Lecce, perché lui viveva a Lecce. Ho iniziato a giocare nell'oratorio di casa, sotto casa, poi sono andato a un altro oratorio, Montecchio, che era affiliato col Darfo, una società, e dal Darfo sono andato al Sarnico e dal Sarnico sono venuto qua all'Inter. Rizzo è un giocatore di prospettiva, molto buona perché atleticamente e fisicamente è un precoce, è molto veloce, forte fisicamente, ha tutte le qualità fisiche per fare il calciatore, però come tutti i ragazzi di quell'età lì ha tante cose da migliorare e perciò su queste cose noi dobbiamo lavorare e farlo nel modo migliore. È cresciuto molto questi ultimi 2 anni. È un difensore moderno che ha grosse qualità fisiche ed è anche un distretto giocatore dal punto di vista tecnico. Un puro difensore che aiuta molto la squadra perché ti dà molta sicurezza e nonostante sia uno dei più grossi della squadra è anche uno dei più veloci. Questa penso sia la sua caratteristica principale. Lights out. Mega man and I'm highly in demand. Yeah. Smacking down cause I got the upper hand. I'm hated by many men and from what I understand. Cause I do what I want and they doing what they can. Yeah, you see a mega cocky, I don't give a damn. Walk around like a star and only got one fan. As I am about to switch it up. Nicolas è un ragazzo, devo dire, molto bravo, è un ragazzo altruista con cui vado molto d'accordo e diciamo che l'anno scorso, l'anno in cui sono arrivato io all'Inter, è stato uno dei ragazzi che mi ha aiutato di più ad ambientarmi e che mi è stato più vicino e quindi lo devo ringraziare e dire che è veramente un bravo ragazzo. Allora, i miei genitori in primis mi hanno trasmesso il rispetto, perché se non dai rispetto non puoi pretendere di riceverlo. Bisogna essere sempre cortesi ed educati e ovviamente, siccome ho la mamma professoressa, diciamo che è molto importante anche per me la scuola, mi ha trasmesso la cultura scolastica, diciamo. Quindi coniugare il calcio con gli impegni scolastici e arrivati a certi livelli è difficile perché ora come ora il calcio mi porta via, diciamo, molto tempo, però appena posso cerco di studiare perché la scuola è molto importante. Quest'anno è l'ultimo anno di superiori e vorrei continuare facendo l'università di filosofia. È una materia che mi ha molto colpito perché mi piace il ragionamento, non tanto sullo studio, ma anche rapportato alla vita normale. Il ricordo più bello è il Viareggio dell'anno scorso con il mister Vecchi, con la primavera, perché giocando sotto età ho avuto spazio e abbiamo vinto, quindi è stata una grande soddisfazione anche giocarlo sotto età da protagonista. Il gioca il pallone per Pompetti. Fiorentina sembra avere un atteggiamento molto più attendista in questi supplementari. Lancio lungo in avanti con Ghidotti che la porta, porta vuota, Vergani! Vergani! Completa la rimonta per l'Inter! Edoardo Vergani al suo primo gol con la maglia della primavera! Sono molto presenti i miei familiari, so, ogni partita è presente sempre la mia famiglia, più mio nonno, mio zio, eccetera, quindi sono molto vicino a me.
Mi sogno del cassetto è esordire in Serie A con mio nonno che mi guarda sulle tribune, sugli spalti.